Il Donbass, ieri e oggi, Giuseppe Perri. La regione del Donbass prende il nome dal fiume Donets, un affluente del Don. Queste steppe dell'Ucraina, poste all'estremità orientale dello spazio ucraino, possono essere considerate parte delle diche pole o terre selvagge, vale a dire quei territori scarsamente popolati che nei primi secoli dell'era moderna costituivano una zona di transizione tra la Rzeczpospolita, il grande stato polacco-lituano, verso il Mar Nero e il mondo tataro-musulmano. Erano all'epoca abitate soprattutto dai cosacchi, cioè da quei contadini soldati che vi si erano insediati per sfuggire alla servitù della gleba. Il Donbass, che corrisponde agli attuali territori degli oblast ucraini di Lugansk e Donetsk, più una parte della provincia russa di Rostov sul Don, non fu però l'epicentro della vita cosacca, che si svolse maggiormente nelle aree poste ad ovest e corrispondenti alle attuali città industriali di Zaporizhia e Dnipropetrovsk. Il Donbass rimane scarsamente abitato fino alla metà dell'Ottocento e il suo popolamento fu dovuto soprattutto alla scoperta e all'inizio dello sfruttamento dei giacimenti di carbone. Per questo motivo il Donbass è stata la regione ucraina che per prima ha sperimentato un forte flusso di immigrazione dalla Russia. Infatti, prima della metà dell'Ottocento non c'era in Ucraina quasi traccia della presenza russa, ma il paese era popolato principalmente da ucraini, ebrei e polacchi, oltre a numerose altre minoranze etniche come i tedeschi, i cechi, i bulgari, i greci, i tatari. L'eredità cosacca, l'immigrazione, l'industrializzazione, l'inurbamento dei contadini, le rivolte sociali e i pogrom anti-ebraici dell'epoca precedente la rivoluzione, hanno diffuso l'idea, viva ancora oggi, della natura non strutturata e violenta della società del Donbass. Il clima inclemente e insalubre, più caldo che in Palestina d'estate e più freddo che a San Pietroburgo d'inverno, ebbe a dire nel 1908 un ingegnere francese. L'approvvigionamento insufficiente d'acqua, l'insofferenza verso lo Stato centrale, la durezza del regime lavorativo, i contrasti interetnici, con un fondo di ostilità tra ucraini e russi, le scarse opportunità sociali offerte agli abitanti sono altri aspetti di lunga durata che caratterizzano l'immagine del Donbass. Una regione quindi che ha una sua fisionomia speciale, una sorta di Sicilia o di Corsica, insofferente ai poteri centrali, imperiali, sovietici, russi o ucraini che essi siano. Allo stesso tempo, una regione che è riuscita, molto più della Sicilia italiana o della Corsica francese, a svolgere un ruolo politico che va al di là dei suoi confini. Ben due segretari generali del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, Khrushchev e Brezhnev, sono figli di operai russi immigrati nel Donbass o nelle regioni ucraine circostanti. Originari del Donbass e della regione di Dnipropetrovsk sono stati anche molti segretari del Partito Bolscevico Ucraino e alcuni dei principali esponenti della vita politica dell'Ucraina post-sovietica. Yanukovych, il presidente travolto dalla rivolta di Euromaidan, che è stata anche una rivolta contro lo strapotere dei russofoni del Donbass sulla vita politica ucraina. E Yanukovych è di Donetsk, mentre il suo primo ministro Azarov è un russo immigrato nel Donbass. D'altra parte, la Timoshenko e l'ex presidente Kuchma, ucraino, sono entrambi degli ucraini russofoni o bilingue di Dnipropetrovsk. Il fatto che la storia politica dell'Ucraina post-sovietica sia stata dominata da persone provenienti da queste aree sud-orientali, mentre l'uomo politico più prestigioso, prodotto dalla regione occidentale, il galiziano Chornovil, un ex dissidente sovietico, sia stato assassinato in un incidente automobilistico alla vigilia delle elezioni presidenziali del 1999, fornisce alcune chiavi di lettura importanti degli eventi ucraini degli ultimi mesi. Lo storico ucraino Petro Lavriv ha quantificato in 700.000 gli abitanti totali del Donbass nel 1897, aumentati a 2 milioni nel 1920 e a 7 milioni nel 1959. Per effetto delle immigrazioni russe,
In tutta l'Ucraina sud-orientale cominciò a manifestarsi quel fenomeno demografico che persiste tutt'oggi, vale a dire una leggera prevalenza di russofoni nelle medie e grandi città e di ucrainofoni nelle piccole città e nelle campagne. Nel 1926 i russi costituivano il 31% degli abitanti del Donbass e 2/3 di essi vivevano nelle città, di cui costituivano circa la metà degli abitanti e in cui la lingua russa era prevalente. Il partito bolscevico ucraino era dominato dai russi, come detto, molti provenienti dal Donbass, e fu grazie a Lenin che respinse la proposta che fu evitata la nascita di un'autonoma repubblica del Donbass. I bolscevichi russi parlavano comunque del Donbass come del cuore industriale della Russia e non riconoscevano che l'Ucraina fosse una regione economica autonoma, in ciò perpetuando le relazioni produttive semicoloniali zariste che avevano fatto del Donbass il fornitore di materie prime all'industria imperiale, mentre solo il 15% dei beni industriali dell'impero russo era prodotto in Ucraina. I vertici del partito bolscevico ucraino, guidati dal tedesco Emanuel Quirin, che era stato favorevole alla secessione del Donbass, e dal suo vice Lebed, un russo, erano comunque ostili alla cultura ucraina. Tra gli impiegati statali iscritti al partito, solo il 18%, ad esempio, conosceva l'ucraino. Per cui dal 1923 si diede inizio, per impulso del centro sovietico, ad una politica in favore della lingua ucraina, o ukrainizzazia. Nel 1926 il 30% dei giornali e il 50% dei libri era pubblicato in ucraino. Una lingua il cui uso era stato scoraggiato e vietato con due provvedimenti dalle autorità zariste nel corso del XIX secolo. Aumentò anche il numero di ucraini immigrati nelle città industriali del Donbass e dell'Ucraina sudorientale. A Lugansk, Zaporizhia, Kharkiv e Dnipropetrovsk, gli ucraini rappresentavano nel 1933 ormai la metà o più degli abitanti. A Stalino, cioè l'attuale Donetsk, essi rappresentavano il 31% della popolazione. La lingua russa continuava però ad essere d'uso comune nelle fabbriche. La ucrainizzazia rappresentò nelle città del Donbass un fenomeno dotato di una triplice complessità. I russofoni subirono una sorta di shock linguistico legato all'ucrainizzazione dell'amministrazione e una parte dei russi si risolse ad imparare l'ucraino. Molti contadini e gli operai russificati ucraini entrarono per la prima volta in contatto con la propria cultura e presero coscienza della propria nazionalità, mentre continuò il ruolo di fatto preponderante della lingua russa e il processo di russificazione degli ucraini inurbati. Questa complessità spiega perché anche oggi, accanto ai patrioti delle due parti, esiste una vasta area fatta di persone del Donbass che sono aliene alle cristallizzazioni nazionali e linguistiche. Ma già nel 1926 cominciò un'inversione di tendenza che avrebbe avuto esiti drammatici. Nel 1928 fu nominato primo segretario del partito bolscevico ucraino Kosior, un polacco del Donbass, che non imparò mai l'ucraino. Accanto alla repressione della cultura ucraina e alla collettivizzazione forzata, il prelievo forzoso di grano e di sementi voluto dal Cremlino portò nel 1932-33 alla catastrofica carestia artificiale o Golodomor, nella quale perirono da 3 a 7 milioni di ucraini, secondo le diverse stime degli storici. Bisogna tener conto che in quegli anni furono sospesi i censimenti nell'Unione Sovietica e un'intera generazione di demografi sovietici fu eliminata nelle purghe. Il Golodomor falcidiò anche la regione di Lugansk, dal 1935 ridenominata Voroshilovgrad. Meno duramente colpita fu la regione di Donetsk, allora Stalino. Golodomor e Seconda Guerra Mondiale furono una doppia catastrofe demografica per gli ucraini. Nel giro di poco più di un decennio il numero dei russi crebbe in totale da 78 a 100 milioni, mentre gli ucraini scesero da 31 a 28 milioni. Tutto ciò fece aumentare la presenza russa nell'intera Ucraina sudorientale, specialmente nel Donbass. La campagna di russificazione condotta sotto Brezhnev ebbe risultati importanti. Aumentò la quota di ucraini russofoni e di quelli bilingue. Nel Donbass, anche a causa dell'assenza fino alla seconda metà degli anni 70, 60 di un'università e quindi di uno strato intellettuale depositario della cultura nazionale,
La russificazione degli ucraini fu 5 volte maggiore che nella media nazionale. Nel 1979 raggiunse il 35% del totale, a cui va aggiunto un 45% di bilingue, con solo il 20% di puri ucrainofoni. Sono dati comparabili solo con quelli della città di Kiev e della Crimea. Ciononostante, non esiste attualmente alcuna regione dell'Ucraina in cui gli ucraini non siano la maggioranza della popolazione, tranne la Crimea. In tutto il Donbass i russi sono il 38-39% della popolazione e anche nelle città la loro prevalenza è minima. Ad esempio a Donetsk i russi sono il 48% degli abitanti e gli ucraini il 46%. E tutte le regioni hanno votato nel 1991 maggioritariamente per l'indipendenza dell'Ucraina, con percentuali sempre superiori alla quota di popolazione ucraina residente, quindi con il voto favorevole di molti russi. Il voto totale della Crimea favorevole alla indipendenza è stato del 54%, il 77% nella regione di Donetsk, l'84% in quella di Lugansk, l'85% in quella di Odessa. Sul piano linguistico, nel Donbass i russofoni sono circa il 70-80% del totale degli abitanti e prevalgono nelle città o province più densamente popolate, mentre sono più numerose le contee ucrainofone. La questione nazionale e linguistica dell'intera Ucraina sudorientale non ha perciò un carattere propriamente territoriale, poiché non si può parlare a rigore di regioni interamente russe o russofone, nel senso che le città e le contee russofone sono spesso delle enclave all'interno di un più vasto territorio ucrainofono. Il che indebolisce molto non solo il secessionismo, che è già debole di per sé, visto che si tratta di azioni illegali e violente, ma anche il cosiddetto federalismo. Dal punto di vista delle discriminazioni linguistiche, i sondaggi condotti annualmente dall'Istituto di Sociologia dell'Accademia delle Scienze di Kiev mostrano dati significativi. La percentuale di ucraini russofoni che lamentano episodi di discriminazione linguistica è scesa dall'8% del 1994 al 3% del 2012, mentre è cresciuta la quota degli ucrainofoni che si sono sentiti discriminati dal 6 all'8%. Si tratta comunque di percentuali minime, che confutano clamorosamente i presunti pericoli di discriminazione linguistica in Ucraina. Una ricerca del 2007 relativa agli usi linguistici condotta dal medesimo istituto ha attestato che in Crimea e Donbass la percentuale di parlanti che utilizzano privatamente solo l'ucraino è dell'11%, un dato che scende all'8% se ci si riferisce all'uso pubblico. Tutti questi dati fanno riflettere sul carattere spesso strumentale dei pretesi attentati alla libertà linguistica in Ucraina. Il sovradimensionamento del russo nell'intera Ucraina è misurabile, per esempio, dal numero degli ucraini di madrelingua russa, che assommano al 29% della popolazione, mentre i russi etnici in Ucraina sono circa il 17%. Tutto ciò si spiega con la plurisecolare dominazione amministrativa e scolastica del russo, con l'esistenza dei divieti relativi all'uso dell'ucraino che sono stati in vigore nell'impero zarista dal 1863 al 1905, con la russificazione diretta e indiretta praticata durante l'epoca sovietica. Per cui la forza intrinseca della lingua russa è tuttora consistente, benché siano molto diminuite in Ucraina le scuole che impartiscono le lezioni esclusivamente in russo. Ma questo non è Donbass. Dunque, l'unicità dell'ucraino quale lingua nazionale, adottata nel 1989 dall'Ucraina sovietica e confermata dal nuovo Stato indipendente, la cui Costituzione prevede altresì espressamente la protezione della lingua russa, rappresenta una sorta di discriminazione positiva in favore dell'entità più svantaggiata. A maggior ragione, ciò è valido per il Donbass. Comunque, la legge del 2012, voluta dal Partito delle Regioni di Yanukovych, ha riconosciuto lo status di lingua regionale ufficiale ad ogni lingua parlata da più del 10% degli abitanti delle singole regioni. Il Parlamento centrale aveva votato l'abrogazione di questa legge subito dopo la fuga di Yanukovych, nel febbraio 2014, ma essa non è stata promulgata dal capo provvisorio dello Stato, Turchinov, quindi la legge è tuttora in vigore. Ma infine ha notato che la Federazione Russa non garantisce uguali diritti alla lingua ucraina nel suo territorio, che è parlata da almeno 3 milioni di persone secondo il censimento del 2001. Non esistono infatti scuole ucraine in Russia e in pochi istituti scolastici, 8 in tutta la Russia, viene impartito un insegnamento facoltativo dell'ucraino. La Crimea potrebbe adeguare, sta già adeguando anche in questo campo, la propria legislazione a quella russa, per
benché circa il 25% dei residenti siano ucraini. Dal punto di vista economico e produttivo, il Donbass, soprattutto l'oblast di Donetsk, dà un contributo importante, il 12,1%, al prodotto interno lordo ucraino, superiore a quello delle regioni occidentali. Ma si tratta di un'economia sussidiata in ragione del carattere tecnologicamente obsoleto delle proprie industrie miniere. L'oblast di Donetsk ha ricevuto nel 2013 infatti un terzo di tutti i trasferimenti centrali alle regioni, mentre le aziende private della stessa regione hanno ricevuto sussidi e rimborsi di un terzo superiori alle imposte pagate. Un sondaggio condotto poco dopo l'annessione della Crimea dal Pew Research Center indica che il 70% degli abitanti dell'Ucraina orientale sono contrari alla divisione del paese, contro il 18% dei favorevoli. Anche la maggioranza dei russofoni, il 58%, si dichiara contraria alla secessione, mentre il 27% di essi è favorevole. Per contro, il 61% dei cittadini della Federazione Russa è oggi convinto che ci siano regioni dell'Ucraina che appartengono in realtà alla Russia. Pur con tutte le sue problematicità, il Donbass era comunque riuscito a conservare per secoli un equilibrio e la pace interna. Oggi invece è diventato un campo di battaglia per responsabilità primaria di chi ha voluto soffiare sul fuoco delle rivalità e armare la mano degli avventurieri autoproclamatisi separatisti. Giuseppe Perri. Centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité, Université libre de Bruxelles, ULB.